Bene, allora adesso cerco di concludere più nello specifico, facendo vedere proprio le testimonianze coraniche, il discorso che facevo ieri per quanto riguarda il politeismo preislamico, che come avevo detto ieri non riuscivo a trovare il Corano perché sono disordinata, non mi ricordo neanche più dove l'ho messo, e allora ho fatto prima di andare in biblioteca a noleggiarlo. Allora, già che ci sono, già che c'ero, ecco, ho noleggiato anche questo libro qui, che è un dizionario del Corano con un commento esegetico, nel senso che spiega bene tutte le cose. E poi ovviamente il testo sacro, ecco. E adesso leggerò prima l'introduzione, ecco cosa si intende con idolo e idolatria, e poi successivamente vedremo anche di leggere proprio le sure prese da qui. Però prima di leggere le sure vi leggo anche il commento di tipo teologico, ecco, così facciamo un discorso più specialistico, ecco, cioè più particolarizzato. Allora, siamo per quanto riguarda idoli e idolatria qui, e vi leggo sono circa 2 pagine, vediamo se riesco a leggerle tutte in un unico video. Vi leggo appunto tutto cioè cosa si intende da un punto di vista teologico, ecco, ed esegetico per idoli e idolatria da un punto di vista islamico. Per indicare la nozione di idolatria, la lingua araba utilizza la perifrasi il culto degli idoli, ibadat al-asnam oppure ibadat al-alwatan. Infatti il termine watania, normalmente tradotto con idolatria, compare molto tardi nel vocabolario religioso musulmano e designa piuttosto la tendenza di quanti associano idoli a Dio, cioè adorano degli idoli pur affermando l'unicità di Dio. Perché ovviamente prima del monoteismo islamico lì era tutto politeismo, eh. Che comunque vedremo questi nomi degli dei, specialmente delle dee, sono citati anche nel Corano. Difatti poi quando leggeremo il testo sacro le vedremo proprio. Il Corano cita 2 termini a proposito degli idoli, sempre al plurale, opponendo immediatamente il culto politeista all'unicità divina del culto monoteista. Il termine Asnam, singolare Sanam, compare 5 volte, e Avatan, singolare Vatan, 3 volte. 6 di questi riferimenti sono collegati ad Abramo, all'instaurazione del culto monoteista. Uno concerne il vitello d'oro, e l'ultimo evoca il culto degli idoli nell'Arabia preislamica. Allora, per quanto riguarda il culto del toro, io ho fatto un PDF, ecco, col commento di Pestalozza. Se poi qualcuno volesse approfondire me lo chiede e glielo mando. Tra l'altro poi su Israele farò uscire anche un altro PDF in questi giorni, ecco, perché ho trovato delle note interessanti. Per quanto riguarda il periodo di Davide e Salomone, ecco, del politeismo che comunque lì veniva ancora praticato. Poi, il termine tamatil, singolare timtal, anch'esso usato solo in forma plurale, compare 2 volte a indicare le statue costruite dagli uomini per essere impiegate nel culto religioso. Va comunque precisato che le statue citate al versetto 34-13 sono quelle approntate per Salomone dai Jin, i quali edificarono anche dei santuari e non sono descritte come oggetto di idolatria. Allora, secondo una leggenda, ecco, una concezione, questo Salomone si era fatto costruire diverse cose sapendo comandare sia gli angeli che i demoni, soprattutto i demoni. È proprio una leggenda che si dice, ecco, che questo Salomone sapeva comandare tutti i demoni e quindi aveva chiesto a questi demoni di fare delle opere, delle costruzioni per lui. Esisteva inoltre un culto tributato a pietre sistemate verticalmente, ovvero ansab, considerate sacre nell'Arabia preislamica, e il termine compare 2 volte al singolare, nusub e 1 volta al plurale. Questa cosa, tra l'altro, delle pietre conficcate nel terreno, era presente anche presso gli ebrei. Difatti, poi nella Bibbia c'è tutto un riferimento a questi betili che venivano piantati. Mi pare che anche Giacobbe ne pianta qualcuno, anche se dovrei appunto andare a cercare meglio il riferimento leggendovelo magari. Comunque, magari lo farò in un prossimo video dedicato al politeismo ebraico questa volta, non più islamico. Adesso però, visto che il tema è relativo appunto al preislamico, non divago troppo citando anche la condizione ebraica, però tenete presente che questo discorso delle pietre sacre era presente anche nella religione ebraica. Gli studiosi hanno tentato di individuare una differenza tra i 2 termini presenti. Sanam indicherebbe dunque una statua lavorata nelle fattezze di un corpo, mentre Avatan individuerebbe le statue che il culto Abramo criticò. Disse a suo padre e al suo popolo: che cosa sono questi simulacri ai quali voi siete devoti?
ma per molti autori i due termini sono del tutto sinonimi, a conferma del lessico utilizzato nella tradizione del profeta. Secondo un noto detto del profeta, l'uomo è monoteista per natura. L'adesione a ogni altro culto è per forza di cose una corruzione di tale natura originaria e contro di essa si deve lottare con la predicazione monoteista. Questa lotta in gran parte è l'oggetto dei racconti coranici. Ovviamente questo dal loro punto di vista, che anzi, a dir la verità, è molto più naturale ed è molto più logico essere politeisti, cioè credere a tanti aspetti diversi. Molte soluzioni sono state proposte per spiegare il processo di degrado della fede monoteista. I Sabei, appartenenti alla gente del libro, citati nel Corano come adoratori di entità spirituali, ma poi rivoltisi al culto delle stelle, esemplificherebbero contemporaneamente l'oblio della fede monoteista originale e l'effetto della rappresentazione corporea di Dio, che è proibita, ricordiamoci sempre. Infatti, il Dio islamico può essere rappresentato solamente col nome. Il nome scritto, non troverete mai, non esistono santini del loro Dio perché non può essere rappresentato, può essere rappresentato solamente con il nome scritto. Di tanto in tanto ho riportato che all'origine delle statue vi fossero rappresentazioni di persone reputate sante e in seguito adorate in quella forma. Bukhari, autore di uno dei manuali canonici di tradizione, legge nei cinque idoli citati dal Corano, Vad, Suva, Yagut, Yauk e Nasr, condannati da Noè. Le rappresentazioni dei cinque figli di Adamo. A proposito del medesimo versetto, alcuni hanno inoltre ritenuto che gli idoli fossero concepiti come incarnazioni di Dio o che fossero utilizzati al modo della nicchia indicante la direzione della Mecca per orientarsi verso Dio. Ancora, sarebbero una deificazione degli angeli proposti agli elementi naturali. Allora, per quanto riguarda gli angeli, c'è da fare anche tutto un discorso, cioè ci sarebbe da fare, ecco, tutto un discorso interessante anche dal punto di vista ebraico, perché l'ebraismo originale non credeva agli angeli, non ammetteva gli angeli. L'idea degli angeli, ecco, come esseri individuali, in realtà non è propriamente ebraica originale, ma è stata introdotta, è di tradizione enochiana. E difatti, se voi andate un po' in certi ambienti ebraici, non tutti gli ebrei, specialmente quelli più conservatori, ecco, ammettono effettivamente l'esistenza degli angeli. Questo è un discorso abbastanza lungo, adesso appunto non lo affronto perché il tema esulerebbe dal discorso dell'Islam, perché in realtà l'Islam ammette gli angeli. Però sappiate che nell'ebraismo originario non tutti credono all'esistenza degli angeli, questo perché nella Bibbia voi non trovate scritta la creazione degli angeli. Per chi comunque volesse saperne di più, me lo chiede che io mando direttamente un PDF che ho fatto con l'analisi proprio dei termini ebraici per quanto riguarda gli angeli, così appunto capirete leggendo quel PDF lì, quelle analisi lì che io sono andata a cercare su un sito proprio di grammatica, ecco, di studio della grammatica, di studio dell'ebraismo proprio fatto da gente che è ebraica e quindi non è cristiana. Voi, studiando proprio le parole, vi renderete conto proprio di questo che sto dicendo, cioè che in realtà il concetto di angelo non è un concetto ebraico originale, ma è un concetto che poi viene comunque sviluppato nel cristianesimo e dal cristianesimo, su tutte altre fonti che non c'entrano un fico secco con quello che poi in realtà gli ebrei intendevano. Quindi, giusto per sapere che anche questo discorso qui degli angeli andrebbe approfondito in una maniera, ecco, migliore, ecco. Anche se adesso attualmente non lo faccio, perché comunque lo scopo di questo canale non è fare delle analisi teologiche, esegetiche a 360 gradi, ma solo affrontare dei temi ben precisi, ecco. Quindi in realtà questa dissertazione degli angeli, per chi poi la volesse sapere, me la chiede che mando direttamente il PDF.